Nuova offerta formativa che vede una novità di assoluto rilievo, un corso di laurea magistrale in inglese in economia con l'Università di Roma La Sapienza ed è un corso su economia dell'innovazione che va a completare il quadro dell'offerta formativa dell'Ateneo, ma direi anche dell'offerta formativa di economia in generale della Regione Abruzzo, su cui un ruolo di primo piano lo giocano le università di Chieti Pescara e dell'Aquila. È un'offerta formativa che vede salire a 4 il numero dei corsi di laurea magistrale erogati tutti in inglese, è un impegno in più che chiediamo ai nostri studenti, ma un impegno che viene poi ripagato anche in termini di occupabilità, oltre che naturalmente di una formazione più completa e direi di competenze che possono essere spese anche al di fuori dei confini provinciali o regionali. Abbiamo un'ottima percentuale di occupazione a 3 anni dal conseguimento del titolo, questo lo dice Alma Laurea con una sua indagine indipendente, è un risultato che ci sprona in qualche modo a rendere sempre più attrattiva la nostra offerta formativa. Aver potuto offrire ai nostri studenti nuovi laboratori, percorsi innovativi e direi anche un servizio di placement che da 2 anni a questa parte è stato completamente rivoluzionato e che consente un accompagnamento dei nostri laureati alla ricerca anche di una prima occupazione. Ecco, direi tutti questi motivi penso siano un po' alla base di un risultato estremamente positivo e che contiamo auspicabilmente di migliorare, ma saremmo molto contenti anche se potessimo mantenere questi livelli. Siamo, secondo il Censis, secondi tra i piccoli atenei, secondi su 11 piccoli atenei che operano in Italia. E le variabili considerate dal Censis per quanto riguarda quelle su cui l'Ateneo può incidere direttamente ci vedono spesso al primo posto. Su altre variabili sono variabili di contesto su cui la nostra azione è un po' più limitata, però direi che il risultato complessivo è assolutamente positivo.